5, il vantaggio di Trento adesso è di 3 punti, 9-6. Dall'altra parte ci prova anche Viggiano da 3 punti e subito risponde Lumana a Reyer, una bomba di Mitchell, una bomba di Viggiano, 9-6 per Stone. Ovviamente rallenta la manovra dell'Umana Reyes, fa vedere Viggiano in uscita dal blocco, poi si prende il tiro da 3 punti, Jeff Viggiano bissa subito la bomba, in precedenza 6 punti per far rientrare in partita la formazione trentina. Il pallone per Spagnolo che prova a battere Spencer Nelson, è logicamente più veloce ma chiude il palleggio, poi la recuperata da parte di Jeff Viggiano che va con Mitchell che non può spendere fallo, che Jeff Viggiano appoggia al tabellone il nuovo più 14, la formazione della Dolomiti Energia, 21 secondi comunque per l'azione di tiro dell'Umana Reyer, trovato Peric che trova un gran canestro morbidissimo, Voje Peric consegnato i Badirossi per Spanghero, tiro da 3 punti che non va, rimbalzo lungo nelle mani di Badirossi, ancora Spanghero che prova a presentare su Thomas Nelson, scivola, la recuperata da parte di Jeff Viggiano, il contropiede con De Vida Stulkis per Viggiano, la schiacciata di Jeff Viggiano, 3:25 della fine, geniale, applaudono i tifosi, intanto Spanghero sbaglia, rimbalzo di De Vida Stulkis, applaudono i tifosi dell'Umana Reyer, applaudono i tifosi della Dolomiti Energia Trentino, Zucca può prendersi il suo primo canestro e lo trova a 3:90, Zucca ha segnato i suoi primi 2 punti in Serie A, al suo esordio l'Umana Reyer espugna, eccolo qui.